Buongiorno a tutti, sono Stefania Calcagno, sono candidata nella circoscrizione Isole e sono capolista per il Partito Pirata. Io vengo da una città di mare, ho vissuto in una città di mare, una perla nel Mediterraneo, Alghero. Non sono una politica professionista, io sono presidente della European Society for Computer Preservation e sono Chief Technology Officer di una società che si occupa di sicurezza informatica. Quando mi è stato chiesto di candidarmi con il Partito Pirata, non ho potuto che accettare con grande entusiasmo. Conosco i problemi che ci sono nel vivere su un'isola, conosco le dinamiche agricole, turistiche, enogastronomiche che sono proprie delle nostre terre. E so anche che in tanti anni la politica non è mai stata in grado, la politica, tutta la politica, destra, sinistra, su, giù, non è mai stata in grado di soddisfare tutte le esigenze dei cittadini. Ho deciso quindi di mettere a disposizione di tutti quelle che sono le mie capacità e la mia esperienza. Sardegna e Sicilia sono isole d'Europa, non sono e non devono sentirsi sole. La continuità territoriale, ad esempio, dovrebbe essere gestita globalmente dall'Europa e non localmente. Perché? Perché il potere d'acquisto contrattualizzato che si può realizzare unendo la forza di tutte le isole, della Corsica, della Sardegna, della Sicilia, ma anche delle Baleari, delle Azzorre, di tutte le isole greche, le Canarie, le migliaia di isole che abbiamo in Europa. Solo così potremo ottenere dei servizi ad alta efficienza e a basso costo per la popolazione. Noi vogliamo un futuro sostenibile. La pesca, l'agricoltura sono le nostre eccellenze. Non ha senso importare arance dalla Spagna, formaggio dalla Romania o branzini dalla Grecia. Pensate all'inquinamento che viene prodotto nel trasporto delle merci, pensate alla disparità dei costi di produzione, pensate al deperimento della merce. Un viaggio lungo implica tempo. La merce non può essere fresca, è impossibile. Noi dovremmo puntare sulle energie rinnovabili. Abbiamo il potere del vento. Oggi ce n'è anche parecchio di vento, come potete vedere. Abbiamo la forza delle onde. Abbiamo il calore del sole. Possiamo produrre energia per tutto il nostro fabbisogno e vendere addirittura surplus al continente. Noi vogliamo un turismo responsabile. Le nostre bellezze le dobbiamo coccolare, le dobbiamo cullare, le dobbiamo valorizzare. I nostri fondali meravigliosi, le nostre spiagge dorate, i nostri tesori archeologici. Non possiamo più permetterci ecomostri. Non dobbiamo passare alla gestione sostenibile degli ecosistemi fragili. Un'altra cosa che vogliamo è la tecnologia che ci può portare all'innovazione, alla crescita. Il digital divide uccide la conoscenza. Che cos'è il digital divide? È quella differenza di velocità di accesso alla rete che abbiamo noi nelle nostre isole un po' bistrattate dalle compagnie telefoniche rispetto ai cittadini. A Milano una connessione gigabit è normale, da noi se abbiamo la DSL a volte siamo anche contenti. Queste sono le cose su cui puntare, queste sono le cose in cui il Parlamento europeo può e deve aiutare la politica locale a vincere queste battaglie, sia politicamente che economicamente. Il Partito Pirata è l'unico partito in Europa che si presenta in 11 nazioni con un solo programma. Noi esistiamo dal 2006 e in pochi anni abbiamo già conquistato Slovacchia, Germania, Svezia, Islanda. Per cui il 26 maggio, ricordatevi, vediamo se volete dare un colpo alla vecchia politica, se volete abbandonare le logiche clientelari, se vogliamo passare dalla società del dire dei politici attuali alla società del fare che rappresentiamo noi pirati, ricordatevelo, il 26 maggio, pensate pirata.